vittorie, con prestazioni e soprattutto con la continuità, perché questa è la quarta Coppa Italia di fila che mette insieme la squadra viola, la settima nella storia appunto della Fiorentina. Capitan Corradini lancia la Fiorentina che vince la Coppa Italia. Capitan Corradini, il protagonista, colui che fa gol al 93esimo e regala di fatto la Coppa Italia primavera alla Fiorentina nel cielo di Venezia. Quest'oggi è ancora una volta ad essere assoluta squadra dominante in questo torneo negli ultimi anni. Siamo nella storia, ragazzi. Quarta Coppa Italia di fila della Fiorentina. La spunta ancora con Corradini, cazzo, Corradini, grande, uno dei migliori giocatori della primavera, Corradini, dopo Lo Bianco, che si è anche infortunato, sicuramente anche i ragazzi della primavera dedicheranno la partita a Lo Bianco, sicuramente, siamo nella storia, quarta Coppa Italia di fila, bellissimo, bellissimo. Un'emozione veramente, guarda, sono emozionato per i ragazzi che veramente se lo meritano, sono emozionato per Aquilani che ha vinto tre Coppe Italia e una Super Coppa Italia con la Fiorentina, tutto molto bello e bello, guarda, sono veramente elettrizzato dalla cosa, ce la meritiamo perché hanno giocato veramente bene i ragazzi, nonostante che Sport Italia, anche Sport Italia, un commento dei commentatori veramente da buttare in Arno, praticamente sembrava che giocasse così, invece grande Fiorentina di Stefano, bene tutti, e ci portiamo a casa la quarta Coppa Italia di fila. Ora, sperando che YouTube non mi blocchi poi il video, vi metterò anche il gol di Corradini e la premiazione, sperando che non mi bloccano, come dicevo, il video, perché ci sta che per copyright ci sta che mi bloccano, però non me ne frega un cazzo, abbiamo vinto ancora noi, la portiamo a casa quest'altra Coppa Italia. E ora ragazzi, andiamo a Firenze a giocare contro la Roma e giochiamoci questa benedetta Europa, che ce la meritiamo tutta questa cazzo di Europa, se la meritano i tifosi, se la meritano i giocatori, se la merita l'italiano. Inutile fare tante chiacchiere, sì, gira il cazzo, perché gira il cazzo le partite che passate, come sono andate a finire, perché con Udinese e Salernitana veramente anch'io stesso, se fossi stato un allenatore, l'avrei appiccicata in muro e l'avrei presa a schiaffi a 1-1, però il calcio è così, perché poi siamo andati a Milano, non meritavamo di più, e ora intanto prendiamoci questa Coppa Italia e ora andiamo a Firenze e portiamoci a casa questa benedetta Europa che si merita tutta Firenze, tutti i tifosi fiorentini in tutto il mondo. Ci vediamo ragazzi al prossimo video. Forza Viola! Navigato, quale non è, perché è un centrocampista, riesce col sinistro a mettere il pallone in rete, non può nulla l'Atalanta, 1-0 Viola, e questo è il gol che probabilmente vale la Coppa Italia. Gol anche con la deviazione, purtroppo succede così, quando cerchi di portarla a casa e commetti un errore, perché di questo si è trattato, vieni pure.